se pensi che a Milano ci sia solo cemento, allora guarda questo video, perché oggi vi porto a scoprire i 10 glicini più belli che in questo periodo dell'anno colorano le strade della città, e per farlo ovviamente ci vado in bicicletta. Partiamo dal Parco Nord e si parte col botto con questo glicine sopra una collinetta che, oltre ad essere uno spottino molto romantico con la luce che filtra tra i fiori, in generale è gigantesco. E poi l'ho anche beccato in un momento suggestivo con un gruppo jazz che suonava, quindi non male. Ma restiamo nel Parco Nord e più precisamente al bar Sustrak, che in milanese vuol dire sono stanco, dove l'atmosfera è degna di un film di Fellini, e il glicine sulla pensilina, dove si può anche salire facendo una breve salitella, è la ciliegina sulla torta. Proseguiamo poi in bicicletta verso via Stresa, dove si trova sia questo glicine su questa casa rossa che viene giù dal balcone, ma anche un glicine lungo tutta la ringhiera di quest'altro condominio. Davvero molto carina questa via, una bella combo che merita. Arriviamo da qui poi al Parco Trotter, dove qui dovete assolutamente portare la vostra dolce metà, perché questo tunnel è davvero molto romantico, e anche se lungo circa 10 metri, il profumo che si sente mentre lo si percorre merita davvero l'esperienza. Qui vicino poi c'è la Martesana, che sappiamo essere piena di verde, ma i miei due glicini preferiti qui a poca distanza l'uno dall'altro sono quello vicino alla stazione radio, dove ci sono i due punti ferroviari che vanno verso Centrale, e quello della Bottiga, un locale proprio dove inizia la ciclabile lungo la via Martesana. Lì vicino poi c'è Milano Centrale e non potete immaginare la bellezza del tronco di questo glicine in via Ferrante Porti, che si snoda e crea una cascata di color lilla che vi lascerà bocca aperta. Spostiamoci ora verso un'altra stazione ferroviaria, ovvero quella di Garibaldi, dove si trovano le vecchie cucine economiche di Milano, una storica mensa per operai e famiglie indigenti della città, dove di fianco c'è questo glicine molto bello, anche se forse le giornate di pioggia e vento degli scorsi giorni hanno fatto cadere tanti petali, però insomma bello, merita. Ora prendiamo la metro e scendiamo alla fermata di Pagano, dove uscendo dalla stazione vi troverete di fronte questo cancello e questa casa della vecchia Milano ricoperta da un glicine antichissimo, non lo so di quanti anni, però è impressionante. E sempre nella vecchia Milano si trova in via Giovanni Cantoni, anche lui arrampicato per diversi piani su questa casa, un altro glicine che, guardate il fusto dell'albero, non so, bellissimo, peccato che anche lui l'ho trovato un po' spoglio, ma ugualmente bello. Proseguiamo ora verso est e facciamo un pit stop nella piazza Leonardo da Vinci, dove c'è il Politecnico di Milano, dove sull'entrata a destra dell'edificio storico si trova un glicine che si arrampica su un terrazzino, così, mentre passa gli studenti, insomma, non lo so, è bellissimo. E pensate che a proposito di Leonardo da Vinci, l'ultimo glicine, secondo la tradizione, è proprio dove andava il genio italiano a riposarsi, ed esiste ancora, si trova in via Bernardino Verro, e sì, anche lui l'ho trovato un po' spoglio, ma pensare che abbia più di 700 anni e si stima che le sue radici siano così lunghe da arrivare a misurare circa 2 km, non lo so, a me è impressionato, e ce ne sarebbero tanti altri a Milano, ma anzi fatemi sapere nei commenti di altri glicini che meritano di essere visti. Tagga il tuo amico o amica appassionata di piante e seguimi per romperti le mie prossime avventure.